Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi nell'attesa che venga annunciata la Switch Pro. Perché ora l'annunciano, no? Oggi parleremo di nuove, interessanti e fondamentali informazioni emerse riguardo di Nintendo Switch modello OLED, del futuro della saga di Assassin's Creed e anche del nuovo State of Play annunciato da Sony. Ma non solo! No, in realtà parleremo solo di questo. Però, sono tante cose. Prima di iniziare, come al solito, sapete cosa fare. Per supportare il mio canale basta un piccolo gesto, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Non vi basta? Beh, allora fatevi un salto su Poreon, il club dove potete supportare direttamente la crescita del canale, in cambio di ricompense poracce. Fatelo o arriva lui! Ora ci partiamo subito a bomba con le notizie del giorno perché oggi c'è tantissimo di cui discutere e tanto per cambiare io sono in ritardo. Nintendo ha scatenato il panico con l'annuncio di Nintendo Switch modello OLED, da dire tutto attaccato. E ci sono alcune novità interessanti che meritano di essere riportate. Partiamo subito dal prezzo. Come molti di voi mi hanno fatto notare, quello presente sul sito americano è il prezzo a cui va aggiunta la tassazione, che differisce di stato in stato. E quindi non è corretto fare l'equazione 1 a 1 tra euro e dollaro, tanto che la versione base è indicata a 299 dollari, mentre il prezzo al consumatore da noi raggiunge i 330 euro. A rigor di logica, quindi, la conversione per Switch OLED dovrebbe attestarsi intorno ai 380 euro, una cifra non da poco. Eppure GameStop ha aperto i pre-order e il prezzo indicato è ufficialmente 350 euro. Si tratta di un errore? Difficile a dirsi, ma nel dubbio forse converrebbe quasi bloccare adesso la prenotazione, se già si è sicuri di fare l'acquisto. Andando avanti, in molti di voi mi hanno chiesto se la dock sarà compatibile con la Switch base e consultando la FAQ presente sul sito ufficiale vi posso confermare che la compatibilità tra Switch e dock è garantita al 100%. Questo significa che, volendo, potrete usare sia la Switch base con la dock OLED, ma anche il modello OLED con la dock base. Ancora più interessante è che Nintendo ha confermato, con una dichiarazione rilasciata a Digital Trends, che la nuova dock sarà acquistabile separatamente, ma solo attraverso il Nintendo Online Store, che sarà l'unico rivenditore autorizzato. Non è chiaro se questa possibilità sarà presente anche in Europa o solo in Nord America e soprattutto quale sarà il prezzo della dock singola. Secondo voi, Nintendo a quanto venderà questo accessorio standalone? Sul The Verge, Nintendo ha invece confermato che nel modello OLED non c'è alcun tipo di modifica hardware e chi sperava che quella dicitura Custom Tegra Chip nascondesse dei cambiamenti può mettersi il cuore in pace. Switch OLED non è la Pro che molti aspettavano, ma semplicemente un upgrade del lato portatile di Switch, abbastanza inutile per chi gioca principalmente in modalità dock e ha già una Switch. A rinforzare questo scenario ci ha pensato JC Rodrigo, che ricopre una posizione di spessore in Nintendo of America, che sui social ha risposto in modo secco e anche un po' antipatico a un utente che chiedeva se la OLED portasse delle prestazioni migliorate. Il tweet non lascia spazio a interpretazioni e recita più o meno: no, non è il suo scopo. Rimani sulla Switch attuale se lo schermo non ti convince. Ok, ma stiamo calmi. Insomma, la situazione si fa sempre più chiara, ma sono sicuro che più dettagli emergono, più si smorza l'entusiasmo degli appassionati nei confronti di questo nuovo modello. Voi poracci, cosa ne pensate? E visto che siamo in tema di annunci epocali, anche Ubisoft si è gettata in mezzo alla mischia e ha annunciato una rivoluzione all'interno del brand di Assassin's Creed. Il prossimo capitolo, di cui sappiamo ancora pochissimo, si chiamerà Infinity e sarà contraddistinto da un approccio allo sviluppo inedito. Annunciato sul blog ufficiale di Ubisoft, Infinity è il nome in codice di un progetto che promette di stravolgere il futuro della saga. Ufficialmente non sappiamo nulla di questo nuovo capitolo, che è stato presentato solo come uno sforzo congiunto tra gli studi di Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec. I primi hanno messo la firma su Origins e Valhalla, mentre i secondi su Odyssey. L'esperienza congiunta dei due team, insieme alla produzione portata avanti in sinergia, dovrebbero garantire l'allargamento degli orizzonti interni alla serie. Ma è qui che entra in gioco Jason Schreier, che già da prima dell'annuncio ufficiale
aveva rilasciato i primi dettagli su Infinity. L'insider parla di un live online game service pensato per ripetere il successo di titoli a supporto prolungato come GTA V e Fortnite. A differenza di quanto visto fino ad ora con gli episodi canonici, Infinity non avrà uno specifico setting temporale, ma sarà piuttosto una sorta di hub in continua evoluzione che conterrà tanti diversi giochi al suo interno, ognuno con la sua specifica ambientazione, che si evolveranno nel corso del tempo. Alla domanda se si tratti effettivamente di un MMO, Schreier ha risposto che in realtà siamo ancora molto lontani dall'uscita del gioco, prevista indicativamente per il 2024, e il concept alla base è ancora in fase embrionale. La volontà è però quella di creare una gigantesca piattaforma online in grado di contenere al suo interno svariati setting e differenti giochi. Voi poracci, cosa ne pensate del futuro di Assassin's Creed? E chiudiamo con Sony che annuncia un nuovo State of Play previsto per domani 8 luglio alle ore 23 italiane. Cosa possiamo aspettarci da questa risposta tardiva di Sony alle 3 2021? L'azienda nipponica è stata molto chiara per quanto riguarda il contenuto del prossimo State of Play. Annunciato come di consueto sulle pagine del PlayStation Blog, il video durerà circa 30 minuti e si concentrerà su diverse produzioni di terze parti. Un approfondimento in particolare sarà dedicato a Deathloop di Arkane, titolo che aspetto con molta trepidazione. Nei 9 minuti dedicati all'avventura, proprietaria di Bethesda, vedremo ulteriori ispezioni di gameplay che mostreranno le varietà di approccio a ogni singolo scontro, una dinamica tipica dei giochi Arkane. Non ci saranno invece God of War, Horizon o la presentazione del nuovo VR. È sempre molto apprezzabile quando vengono messe in chiaro le cose e non si spingono i fan a creare aspettative irrealistiche. Brava Sony! Ma sapete che c'è? Un minimo è anche bello sognare e quindi io la sparo là. Mi aspetto qualche bomba a tema Final Fantasy. È ancora troppo presto per vedere qualcosa su Final Fantasy VII Remake Parte 2, ma l'assenza di Final Fantasy XVI dalle 3 ha fatto storcere il naso a molti. Che sia questa l'occasione per un nuovo trailer di gameplay? E nel mentre, dal Giappone arrivano anche i primi indizi dai social. Voi poracci, che aspettative avete per questo State of Play? E chiudiamo commentando i risultati del sondaggione, ritornato dopo settimane di assenza. Insomma, vi ha convinto questa Switch modello OLED? Si direbbe proprio di no. Ebbene, il 66% di voi non è intenzionata ad acquistarla, mentre il 13% farà il salto al nuovo modello portando indietro quello suo vecchio. Capisco il punto di vista e mi trovate d'accordo. Continuo a pensare che si tratti di una revisione pensata principalmente per chi ancora deve acquistare una Switch. Per tutti gli altri non c'è alcuna fretta. Non so, magari nel mentre potremmo continuare a sperare in Switch Pro? Ma no, nel ritorno del sondaggione! Occhi aperti che secondo gli ultimi rumor ne verrà pubblicato uno proprio questa sera. In caso, votate, votate, votate! E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani a un nuovo video. Io sono il Poro OLED, Michele Infinity. Ciao! Ehi, ma lo sapevate che questo show è stato realizzato grazie al supporto dei poracci su Patreon? Con un piccolo contributo mensile potete darmi un'enorme mano nella creazione di questi video giornalieri e in più avrete accesso a delle ricompense esclusive, anzi, ancora meglio, ricompense poracce. In descrizione vi lascio il link al Patreon. A domani!